the greatest. You can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up. You can beat the clock. Yeah. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. My heart on me, oh, my heart is tired out. My knees are straight to the tears.
himself. One day I'm gonna be free. Oh. Find me somebody to love. 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 Somebody to love. Tutti quanti abbiamo qualcuno da amare. Buonasera ragazzi e benvenuti su Facebook Radio Live. Buonasera da Luca, grazie degli applausi. Allora, questa sera parleremo di peccati di gola. Peccati di gola. Chissà quanti di voi hanno peccati di gola, che non si devono solo associare questi peccati di gola così all'ingordigia, ma ci sono vari peccati di gola. Io ad esempio, oltre che all'ingordigia, ho un debole per le donnine, mi dispiace, purtroppo è così. Allora, siete sempre all'ascolto di Face Talk Radio Live. Ci piacerebbe sapere da voi quali sono i vostri peccati di gola. Allora, potete contattarci via Skype aggiungendoci con l'ID Face Talk, ve lo ricordo sempre, oppure potete anche contattarci al 348-6038-077. Vi lascio così con un po' di musica per incominciare a scaldare la serata. Buon ascolto con Face Talk Radio Live. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again.
Allora, a proposito di peccati di gola, io volevo salutare gli amici della Pizza Elite, Pizza Elite, che dovete sapere che, anzi gli facciamo un applauso, perché questi due ragazzi sono le classiche persone che quando li vedi non gli dai 10 lire, però poi fanno grandi cose. Dovete sapere che hanno aperto da poco, da metà settembre circa, un altro punto vendita che si trova a Passons, quindi anche le persone, diciamo così, più a est di Udine potranno beneficiare dei loro servizi. Sentite che bel discorso che ho fatto, sì, me lo merito, no? Allora, innanzitutto salutiamo gli amici della Pizza Elite, tanti auguri per questa nuova avventura, anzi non è una nuova avventura perché loro nel settore sono già così affermati, però per questo nuovo punto vendita li potete trovare, a proposito di peccati di gola, la pizza alla Nutella è molto molto buona, è incredibile. Allora ragazzi, peccati di gola, dovete sapere che se parliamo così di ingordigia, quindi di gola, l'ingordigia, oppure anche cosiddetta la gola è il desiderio di ingurgitare più di quanto l'individuo necessita. Voi, è vero, fateci caso, siete già pieni dopo un pranzo o qualcosa, vi fa gola e mangiate lo stesso, e poi vi viene l'indigestione e producete così rumori e anche odori molesti. Pensate che l'ingordigia è stata specialmente, diciamo, parliamo del periodo del Medioevo, quando la miseria era molto diffusa e quindi la fame si faceva sentire. Nel Medioevo la Chiesa ha condannato l'ingordigia e l'ha posta tra i 7 peccati capitali. Chi di voi sa quali sono gli altri 6? Silenzio, vabbè, dopo ve lo dico io. Allora ragazzi, aspetto sempre i vostri messaggi al 348 60 38 077, sempre su Facebook. Like this, walk the beat like this.
è una roba incredibile, queste canzoni queste canzoni mi rubano il tempo, mi rubano il tempo, anzi rubano il tempo alla regia per aprire il microfono. Allora ragazzi, parlavamo appunto di ingordigia, appunto sempre cattivo la trasmissione di oggi, di questa sera, e vi stavo dicendo appunto che la chiesa cattolica, la chiesa cristiana nel Medioevo ha imputato la gola, quindi l'ingordigia, come uno dei sette vizi capitali, dei sette peccati capitali, e gli altri sei, chi lo sa, nessuno l'ha saputo rispondere, se non qualcosa così, ve lo posso dire io, se ve lo dico. Allora, i sette vizi capitali sono la superbia, quindi il desiderio irrefrenabile di essere sempre superiori, disprezzo per gli ordini e rispetto altrui, quindi avere quest'aria così di sapere tutto quanto, un po' diciamo che i superbi della nostra regione sono un po' triestini. Adesso spero che non me ne vogliano male, perché loro sanno sempre tutto. L'avarizia, quindi la scarsa disponibilità di spendere denaro, anzi la non voglia di spendere il proprio denaro e cercare sempre la formichina. Qua mi viene in mente il mio amico Stefano, che saluto con tutto il cuore. L'invidia, che è praticamente, questo secondo me è un, qua le donnine mi vorranno a male, è un po' un peccato, un vizio che hanno le donne. È molto difficile che l'invidia sfrenata si trovi tra gli uomini, invece le donne sempre: ma che bella borsetta che hai, ma le tue scarpe sono migliori, che non lo dicono, sorridono, ma sotto sotto spaccherebbero veramente tutto. Poi la gola, appunto, l'ho detto, l'ira, quindi la rabbia, no? L'irrefrenabile desiderio di vendicarsi verso qualcuno, verso un torto subito. L'acidia, che tutti quanti si dimenticano sempre, è un torpore malinconico, pensate, è l'inerzia nel vivere, nel compiere opere di bene, quindi voglio dire, vivere così un po' la vita è del fannullone, quello che non fa bene per gli altri, soprattutto magari anche per se stesso. E uno degli ultimi vizi capitali, questo qua bisognerebbe contattare Maurizio Sacchetto, voglio dire, perché lui è la lussuria, ragazzi, attenzione, la lussuria è il desiderio irrefrenabile del piacere sessuale fine a se stesso. Quindi Maurizio, io so che tu ci stai ascoltando e so che tu non andrai in paradiso perché soffri di questo vizio capitale. Magari ci contatti e ci dici cosa ne pensi. Siete sempre all'ascolto con Facebook Radio Live. Questo qua è NEC, congiunzione astrale. Sei un chiodo nero.
molto naturale. È un'inguaribile mania saperti solo mia. È per come mi guardavi, per i tuoi silenzi seri, per la voglia che hai di vivere e di lasciarmi fare. È per quanto mi hai insegnato senza averlo mai saputo, per la voglia che hai di ridere e di strammatizzare. Non siamo mai distanti, e insieme andiamo avanti. Allora, ho ricevuto un primo messaggio, è da Marzia. Marzia ci saluta, ci fa i complimenti per la trasmissione e noi ti facciamo un applauso perché hai la pazienza di seguirci. Con tutto quello che diciamo, lei dice che ha un'ingordigia incredibile verso la panna montata. Verso la panna montata, lei dice che è capace, mentre in famiglia normalmente la panna montata non la usano parecchio, magari su qualche cioccolata calda d'inverno oppure così con le fragole. Lei invece dice che se la spruzza su quella in barattolo tutta quanta in una mega scodellona e poi se la mangia così. E non oso pensare che razza di fondoschiena ha il caramante, cioè, tutta quella panna montata, a parte gli scherzi. In effetti, voglio dire, ci sono tante piccole cose nella vita che ci portano a essere ingordi, che poi l'ingordigia, vi ricordo, e poi ne parleremo, non è solo qualcosa legata al cibo o anche alla bevanda, uno potrebbe dire, potrebbe essere anche l'ingordigia di successo, di potere, di denaro. Queste ingordigie sono un attimino, secondo me, un po' più pericolose, un po' più cattivelle rispetto a quelle di gola. Sinceramente, io sarò un po' un nostalgico, ancora un bambino da crescere, però la mattina, se io non mi bevo una tazza di latte col Nesquik, vado fuori di testa. Allora ragazzi, adesso vi lascio al nuovo singolo di Ligabue, che anticipa un po' l'uscita del suo album, che sarà in novembre, Il sale della terra. Buon ascolto sempre su Face Shock Radio Live. Siamo la sorpresa dietro i vetri scuri, siamo la risata dentro il tunnel degli orrori, siamo la promessa che non costa niente, siamo la chiarezza che voleva molta gente. Capitano che vi fa l'inchino, siamo la ragazza nel bel mezzo dell'inchino, siamo i trucchi nuovi per i maghi vecchi, siamo le ragazze nella sala degli specchi, siamo il culo sulla sedia, il dramma, la commedia, il facile rimedio, siamo l'arroganza che non ha paura. Siamo quelli a cui non devi chiedere fattura. Siamo il sale della terra. Siamo il
siamo le figure, dietro le figure, siamo la vergogna che fingiamo di provare. Siamo il culo sulla sedia, la farsa, la tragedia, il forte sotto assedio. Siamo la vittoria della tradizione, siamo furbi che più furbi di così si muore. Siamo il sale della terra, siamo il sale della terra. Siamo la freddezza che non ha paura, siamo quel tappeto steso sulla spazzatura. Siamo la Mont Blanc con cui ti faccio fuori, siamo la risata dentro il tunnel degli orrori. Siamo il sale della terra, siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra, siamo il sale della terra, il sale della terra. Bellissima canzone, molto molto bella. Anticipazione del suo nuovo album che io sto aspettando, perché sapete che sono un fan accanito di Ligabue, anzi gli facciamo anche un applauso. Ragazzi, stavo sfogliando così un po' il vocabolario, pensate che stavo cercando l'etimologia di questa parola, però ho trovato questa cosa interessante e volevo comunicarla. Dunque, ingordigia, che oltretutto è un sostantivo femminile, quindi voglio dire, beh, chi è più ingordo di una donna, voglio dire, specialmente quando la portate a fare shopping, queste qua vedono un paio di scarpe e diventano matte. Pensate che ingordigia è sinonimo, anzi i sinonimi di ingordigia sono voracità, golosità, ghiottoneria, avidità di cibo, però voglio dire, anche cupidigia, bramosia, avidità, desiderio sfrenato, in questo caso ingordigia di denaro o ingordigia anche verso una persona del sesso opposto, cioè in certi casi anche del sesso uguale. Allora ragazzi, io vi ricordo sempre che potete scrivermi su Skype, oltretutto potete contattarci anche via mail, basta andare sul nostro nuovissimo sito che è radio.facebook.com. ogni tanto anch'io perdo un po' i conti a memoria, guarda. Si fa sentire, adesso specialmente che è arrivato così in maniera prorompente l'autunno, diciamo che questa umidità mi ossida, ecco, mi ossida i circuiti cerebrali. Ragazzi, vi lascio ancora con un po' di musica, un bellissimo remix. Io vi ricordo che potete mandarci i vostri messaggi e partecipare in diretta con noi.
upon the beat and get behind me. I want you to myself, can we take this somewhere else? My heart's an open book and you just took it off the shelf. Radio Live, era molto che non dicevo questa frase. Eccoci qua, bentornati, l'ho detta. L'ho detta. Allora ragazzi, ci sono anche molte degli aforismi, anche delle citazioni molto molto antiche. Penso sull'ingordigia, pensate che dall'Antico Testamento c'è una citazione che dice: mangia da uomo ciò che ti è posto innanzi, non masticare con voracità per non renderti odioso, sii il primo a smettere per educazione, non essere ingordo per non incorrere nel disprezzo. Ma sinceramente io ho degli amici così, maiali si può dire, sì, maiali, che quando andiamo a pranzo facciamo a gara. E pensate che ultimamente, specialmente anche nelle nostre zone, sono stati aperti tutti questi ristoranti, chiamateli wok, chiamateli buffet, come volete, dove voi andate dentro e con una cifra fissa potete mangiare ciò che volete. Io vedo di quelle cose veramente là dentro che fanno rabbrividire, perché pensate che l'altro giorno c'era una persona che ha fatto minimo 70.000 giri intorno al buffet, ha mangiato tutto e quando si è alzato non riusciva neanche a camminare. Non posso dire il cognome, ma posso dire il nome, Maurizio, al quale faccio un grande applauso, Maurizio, che ci ha contattato di recente per salutarci e sappiamo che finalmente è tornato a lavorare, così riuscirà anche a smaltire quello che ha mangiato in questi giorni così di pausa riflessiva dal lavoro. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, Here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, trying to put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come. Can you blow my whistle, baby, Here we go. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, so then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me a perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it no fish, you never lose.
whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go. While you're working, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Shawty, let that whistle go. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle go. Oh, oh. Can you blow my whistle? Pensate ragazzi che ci sono in internet anche delle pagine false, delle pagine dedicate all'ingordigia e ai peccati di gola. Basterà solo digitare, come ho fatto io adesso, su Google ingordigia e ne trovate tantissime. Una in particolare mi ha colpito perché c'è un'ampia e chiara spiegazione di come noi italiani siamo ingordi. Voglio dire, c'è un'esclamazione anche che dice: oh pomodoro, oh maccheroni. Complimenti, anche perché chi ha girato un po', non dico il mondo, ma l'Europa, basta girare l'Europa, sapete benissimo che loro e gli altri paesi ci chiamano maccheroni, trattoria, pizzeria, no? E qualcuno ci mette vicino la voce anche mafia. Vabbè, insomma, sono usi e culture del popolo italiano. C'è anche da dire che noi italiani siamo un po' costretti ad avere questo vizio, l'ingordigia, la gola, perché con il buon mangiare che abbiamo noi in Italia, dal nord al centro al sud, non ci sono distinzioni, è un po' difficile resistere. Pensate che l'altro giorno, dopo aver mangiato a casa così poca cosa, perché io mi tengo leggero, dopo aver mangiato a casa così un 250 grammi di pasta, due bistecche e un dolcetto, mi sono recato in un bar qua di Udine, nelle vicinanze di Udine. Quando sono entrato ho visto un bellissimo tramezzino e mi guardava lì con quella maionese che cadeva così soffice. Non ho saputo resistere, ragazzi. Allora, state attenti, perché l'ingordigia può essere anche così piacevole per il nostro palato, per il nostro gusto, però può portarci a lungo andare dei seri problemi, a cominciare dall'obesità e poi problemi più seri. Quindi ragazzi, mi raccomando, col mangiare, se dovete essere ingordi, fatelo ma con una certa parsimonia. Pensate, ho usato oggi un vocabolo nuovo: parsimonia. You're fine, so fine, oh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're
my treasure. Yeah, you are my treasure. You are my treasure. Vabbè, abbiamo parlato di Ingordigia relativamente a vizi e anche dal punto di vista così storico-religioso, però dovete sapere che l'Ingordigia è stata ampiamente e fortemente studiata anche in ambito scientifico, tant'è vero che il 1 ottobre di quest'anno, quindi pochi giorni fa, è stato scoperto il circuito cerebrale che regola l'ingordigia. Allora, cito testualmente quello che questi ricercatori dicono, cercando di un po' di farvi un po' un riassunto, perché l'articolo è molto lungo. C'è uno specifico gruppo di neuroni che sono situati nell'ipotalamo del cervello, e questi praticamente neuroni agiscono sulla voglia, così, su questa avidità di cibo. Hanno fatto dei test e delle prove con i soliti poverini topolini, topolini da laboratorio, e agendo su di essi, su questi neuroni appunto, sono riusciti a convincere dei topi ben sazi e ben nutriti, chissà quanto gli è andato da mangiare prima di fare questa prova, li hanno convinti a mangiare ancora, fino quasi a sentirsi male. In maniera inversa, hanno anche convinto topi lasciati così per qualche giorno senza cibo a rifiutare del cibo offertogli. Quindi diciamo che hanno scoperto questi neuroni che appunto, come vi dicevo prima, sono situati in questa specifica parte centrale così del cervello, che è l'ipotalamo, dove possono regolare questa voglia. Chissà, la mia domanda nasce spontanea, chissà se queste persone riusciranno a trovare un giorno questi neuroni per altri neuroni per poter bloccare qualche altri tipi di vizi, che non so, ad esempio quello del fumo, sarebbe molto interessante, voglio dire, oppure quello anche della lussuria. Qua non è molto contento Maurizio Sacchetto, però bisognerà arrivare anche a questo punto, perché è così, è praticamente impossibile tenerlo duro, Sacchetto, anzi meglio tenerlo stretto, sennò poi voglio dire. Ti ho incontrata ma tu non mi hai visto, per in macchina è stato un attimo, ma il mio cuore si è come bloccato, o era fermo prima e ha ripreso a battere. Tante volte io l'ho immaginato, rivedere te, che effetto mi farà, però adesso che è capitato, non importa più se sia stata colpa tua o mia. Eravamo quel che tutti sognano, che sembra esagerato ed impossibile, con il petto che sembra esplodere, che non serve altro in più per vivere, che potrebbe scomparire l'universo tranne noi, tranne noi. Forse li cerco io, per
c'era Max Pezzali, L'universo tranne te. Bellissima canzone, veramente una canzone d'amore. Allora, abbiamo parlato, ragazzi, dell'ingordigia, sia, dicevo, a livello storico, religioso, anche scientifico. Adesso vi do un'informazione anche psicologico. Sembra che l'ingordigia non solo sia comandata da questa parte, da questi neuroni messi nell'ipotalamo del cervello che comandano così l'ingordigia, ma sembra che molte volte sia anche uno stato così psicoemotivo. Voglio dire, ci sono persone che quando sono tristi vanno a fare shopping e altre invece mangiano, voglio dire, io non faccio né uno né quello, me ne vado a dormire quando sono triste, a parte gli scherzi. Allora, oltretutto ci sono degli studiosi che dicono che mangiare il cibo con le mani, quindi senza adoperare le posate, e qua qualcuno ne sa qualcosa, perché l'ultima volta che sono stato a casa di Maurizio mi ha mangiato un pasticcio con le mani, sembra appunto che mangiare il cibo con le mani sia un fatto, sia anzi una dimostrazione di vera ingordigia. Pensate che è una vera goduria. Ne sa qualcosa Gérard Depardieu, l'attore francese molto famoso, che oltretutto saluto perché lui è amico del popolo friuliano. Facciamogli un applauso. Viene qua sempre a fare il pieno di damigiane, di grappa e di vino. Devo dire, basta vederlo in faccia. Però ecco, è sempre qua. Ne sa qualcosa appunto Gérard Depardieu, e sembra che lui abbia, no, sembra, ha dichiarato che lui la sua più grande goduria e soddisfazione è quella appunto di mangiare tutto quanto con le mani. Lo fa sentire più soddisfatto. What you don't like, work? Hey, hey, hey.
Eccoci qua ragazzi, allora bentornati su Facebook Radio Live, sempre con Luca. Stiamo parlando dell'ingordigia, a proposito di ingordigia, mentre passava questa canzone che mi mette anche un po' di allegria, perché è molto calma, sì, però dà una certa carica, cosa ne dite? Facciamo un applauso, Robin Tree questa era. Scusate, dicevo che mentre passava questa canzone, ingordo come sono, sono andato a mangiarmi così, anzi mi hanno portato qua un'aletta di pollo, quelle piccantine, croccantine, molto buone, ne avete mai mangiate? Allora, arriva un messaggio da Alessandro, ve lo voglio leggere, e dice: io non sono particolarmente goloso, ma una cosa mi fa andare fuori di testa che... cosa scrive qua, scusate, ma gli occhiali, una cosa mi fa andare praticamente fuori di testa e sarei capace anche di uccidere per questa cosa, chissà cosa sarà, dovrei mettere un beep, comunque è una parola che inizia con F e finisce con A, a buon intenditore poche parole, vediamo, Maurizio sicuramente ha già indovinato, bravo. Fatto uno scherzetto, un applauso. Stavo pensando, ragazzi, che la trasmissione sta volgendo al termine. Io spero che voi abbiate gradito un po' le minchiate che vi ho detto, però ancora non è finita. Vorrei dirvi ancora qualcosa. C'è un certo professore Sper, ok, che praticamente lui dice che è malato di ingordigia. Pensate, lui dichiara appunto che quando si reca in un fast food ordina una porzione di insalata e un panino di pollo grigliato. Quindi probabilmente questo qua andrà al McDonald's, sicuramente, visto Spurs, visto che non è italiano, non ha capito proprio un cazzo di come si mangia. Comunque voglio dire,
quando lui va in un fast food prende, prende un'insalata e un panino con del pollo grigliato, toglie il pane e lo divide in quattro parti, tre le butta e con la quarta fa la scarpetta all'insalata nella quale ha tagliuzzato il pollo che stava nel panino, pensate voi, Questo qua risponde anche a Gérard Depardieu dicendo che lo sogna di invitare al ristorante per poter andare insieme a fare così una gara di ingordigia, ma qua io non so la gente cosa ne pensa, comunque è così. Adesso vi lascio un nuovo singolo di Laura Pausini, Kylie Minogue, Limpido, che è molto molto bello. Proprio pochi giorni fa è uscito il videoclip di questo bellissimo pezzo, dove si vede una Laura Pausini, anzi facciamo un applauso anche a quelli, no? Laura Pausini veramente in forma dopo la maternità, con un bel vestito bianco, un cappello nero e molto bella. Ma Laura, io te lo dico, io lo so, io ti ho fatto anche un tweet, mi puoi seguire anche te su Twitter, io ti faccio sempre molti tweet con i complimenti, ma uno te lo voglio fare qua in diretta, per favore lascia quello che ti sei lì preso, quella persona lì, che non so neanche, non voglio neanche sapere come si chiama, e vieni qua in Friuli a conoscere me, magari possiamo farci una bella strada d'amore, anche perché io sono un tuo fan accannito e soprattutto sei una bellissima donna, a me piaci molto, cosa perdi tempo lì con quello lì, vieni qua che ti diverti di più.
Allora, complimenti Laura, un abbraccio e un saluto. Dunque, ragazzi, siamo giunti al termine. Siamo giunti al termine di questa trasmissione. Io vi auguro la buonanotte, vi auguro dolci sogni e soprattutto, mi raccomando, mentre quest'estate vi dicevo sempre fa caldo e qualcuno mi prendeva anche in giro, adesso vi dico fa freddo, fa freddo. Quindi copritevi bene, perché queste sono le stagioni più bestiali, più bastarde, si può dire così, sì, bastarde, per prendersi un'influenza. Bene ragazzi, alla prossima trasmissione vi saluto, tante buone cose, mi raccomando, non abusate di ingordigia. Ciao ciao, un abbraccio da Luca. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. Radio.